Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Finalmente siamo entrati nel vivo di FIFA 23 con l'uscita della web app. Manca sempre meno all'uscita definitiva del gioco, che ci permetterà finalmente di poter assaggiare il nuovo titolo di casa EA Sports. E a tal proposito, dopo il video dove insieme a John vi davamo qualche consiglio su come gestire al meglio proprio la web app e muovere i primi passi su FIFA 23, oggi ho deciso di portarvi un primo video squad builder con due squadre ibride che secondo me, senza spendere un capitale, vi permetteranno di poter fare le prime partite con una squadra assolutamente diversa. Quindi senza perdere troppo tempo, andiamo subito con la prima. Eccoci qua dunque su quello che è il builder di quest'anno di FUTBIN. Vi ricordo che in descrizione trovate il video su come funziona l'intesa su FIFA 23, uscito qualche giorno fa, visto che è cambiato tutto radicalmente. Le due squadre avranno un'ossatura base che è quella della Premier e poi si andranno a mixare la prima in particolare con il campionato francese, la seconda invece con la Bundesliga. Quindi, senza perdere troppo tempo, andrei immediatamente a guardare che in porta schieriamo la Font, portiere francese, Ligue 1, quindi ci dà la possibilità di poter mettere dei quadratini in situazioni interessanti all'interno della nostra squadra. Portiere dall'overall non altissimo, abbastanza alto, di solito è sempre stato buggatone all'interno del gioco e quindi ce lo mettiamo. Terzino destro, andiamo invece a schierare un altro giocatore che conosciamo bene, che è Klaus, che negli ultimi anni ha ricevuto tante versioni TOTS, dotato di una buona gamba che quindi ci permette di poter fare sia la fase offensiva che la fase difensiva in maniera discreta. Difensore centrale, invece, sempre rimanendo in Francia, andiamo a mettere Todibo, un altro buggatone che ha preso tante versioni speciali su FIFA 22, abbastanza veloce, bello fisico, che quindi ci permette di poter recuperare gli avversari prima che sia troppo tardi. Qui, avvicino a Todibo, un giocatore che purtroppo non è nel database, visto il suo overall, che è Thiago Jalo, anche lui fortissimo. L'anno scorso veniva utilizzato tanto per linkare Renato Sanchez, quindi qua mettiamo Thiago Jalo. Mentre come terzino sinistro un'altra conoscenza ben nota, che è quella di Nuno Mendes, terzino sinistro del PSG fortissimo, che è un fulmine palla al piede e che completa benissimo il nostro reparto difensivo. A centrocampo invece, centrocampo a 3 perché questa squadra è studiata per poter giocare con un 4-3-3, un 4-3-2-1 soprattutto, che è il modulo che per lo più ho provato nella beta e che vi consiglierò poi con tattiche e istruzioni quando uscirà il gioco effettivamente per tutti. Andiamo a schierare come primo centrocampista un giocatore di Premier League, ma che veniva dalla Ligue 1, che è Lucas Paquetá. Giocatore polivalente che fa bene entrambe le fasi, gli hanno alzato anche abbastanza la difesa, gestisce bene il pallone, ci permette di poter imbucare i nostri giocatori offensivi, è dotato anche di un buon tiro, quindi pericoloso in tutte e due le fasi. A centrocampo, a fianco a lui, diciamo come giocatore un po' più difensivo, ci andiamo a mettere Renato Sanchez, un altro che non ha bisogno di presentazioni. Quest'anno gli hanno alzato la velocità e al PSG sicuramente sarà molto hypato, però visto che ha 80 di overall sarà un giocatore che comunque nei pacchetti iniziali magari verrà droppato e il suo prezzo non schizzerà alle stelle subito. Mentre per concludere la nostra mediana, un altro che è in grado di fare entrambe le fasi in maniera discreta, Fred del Manchester United, che è brasiliano. Poi vediamo con i giocatori offensivi, concludiamo il tutto, però già inizia a prendere anche un po' di intesa da Lucas Paquetá. Partendo dall'esterno sinistro andiamo a schierare Gabriel Martinelli, l'esterno dell'Arsenal, che quest'anno secondo me per le starter team sarà una manna dal cielo perché è molto alto, ha una bella gamba e questi giocatori quest'anno, come vi ho detto anche nel video reaction al gameplay, possono veramente fare la differenza. Dall'altra parte invece a destra schieriamo il giocatore più conosciuto da noi italiani per via del meme di Chiellini della Premier League, che è Bukayo Saka, un altro esterno molto veloce, lui un po' più brevilineo, dato di una buona qualità anche nei passaggi, un discreto tiro superiore rispetto a quello di Martinelli e quindi sulle fasce abbiamo due ali che possono impensierire i nostri avversari. Per quanto riguarda invece la punta concludiamo con un altro giocatore che conosciamo tutti quanti benissimo, che è Richarlison. Molto molto forte, come al solito per tutte le squadre iniziali, sia fisico che dotato di un ottimo tiro, discretamente veloce, quindi questo tipo di giocatori quest'anno sono sicuro che tornerà molto all'attenzione dei giocatori, della maggior parte dei giocatori, perché li si può riscoprire, visto che l'agilità non è tutto.
Quindi questo come prima squadra Ligue 1 misto Premier League. Però ci tenevo anche a mixarvi un altro team, sempre con questo modulo base di partenza che è il 4-3-3. Stavolta partiamo dalla porta e abbiamo Benitez del PSV, quindi giocatore argentino che ci permette di poter andare a sbloccare dei link interessanti in difesa, perché come coppia di difensori centrali andiamo a mettere i due bagatoni dell'anno scorso, ovvero Eze e dall'altra parte Timber, due che sono molto veloci per essere due difensori centrali, perché hanno 81 e 82 di velocità, e quindi viste le poche carte speciali che ci saranno a inizio gioco e la difficoltà di avere giocatori velocissimi dai nostri avversari, fanno al caso nostro. Mentre a sinistra andiamo a schierare il neo acquisto del Manchester United, ovvero Malasia, tra l'altro anche lui olandese, è uno dei terzini più veloci in Premier League, non con overall altissimo, quindi secondo me gestibile anche dal punto di vista del prezzo. Mentre dall'altra parte ci andiamo a piazzare Frimpong, anche lui olandese, introduce anche un altro campionato in questa ibrida che è il campionato della Bundes, ed è un giocatore che di solito a inizio anno spesso ci ritroviamo tra le mani perché è molto molto veloce. Centrocampo, qui andiamo a mettere tanti centimetri, e sto parlando in questo caso del primo giocatore, che è Leon Goretzka. Vero che ha un overall molto alto, probabilmente costerà già qualcosina in più, ma è facilmente sostituibile con un giocatore di Bundesliga tedesco. Io ci ho voluto mettere lui perché di solito all'inizio questi giocatori non è che passano così tanto sotto l'attenzione dei giocatori, e quindi date le sue stats ho detto ma piacciamoci quello che è quasi un Gullit Gang come giocatore iniziale. Mentre dall'altra parte abbiamo un altro giocatore del Bayern Monaco che è Gravenberg, ne ha acquisto l'anno scorso, lo abbiamo visto tots con statistiche allucinanti, quest'anno la sua carta base già ha delle ottime stats, probabilmente pecca strano in difesa, però è un colosso che messo vicino a Goretzka fa praticamente muro ed è anche dotato di una buona qualità di passaggio per far ripartire l'azione. Mentre al centro un altro giocatore sempre del Bayern Monaco che è Jamal Musiala, in questo caso il nostro centrocampista un po' più tecnico che possa fare bene entrambe le fasi, visto che è anche un po' più brevilineo, quindi un po' più agilotto, e ci permette di poterci destreggiare anche negli spazi un po' più stretti. Andiamo a chiudere questa squadra poi con tre giocatori anche qua che sono la routine dell'inizio di FIFA, perché come esterno sinistro andiamo a schierare Marcus Rashford, che ha subito un downgrade clamoroso a livello statistico, addirittura 81, veramente mortificato Rashford, ma le stats rimangono di tutto rispetto, perché comunque con 87 di velocità, 82 di tiro e 75 di passaggio, 81 di dribbling, va bene una carta starter iniziale, ma potrebbe avere anche un overall molto più alto per quelli che sono appunto i numeri presenti sulla carta, quindi vado a piazzare lui sull'out di sinistra. A destra invece andiamo a mettere un altro giocatore del Manchester United, neo acquisto, che è Anthony, che in questo caso ci permette sia di avere un bel passo, ma soprattutto le skill che sono fondamentali quest'anno, come vi dicevo, secondo me ritornerà molto molto importante avere un giocatore con 5 di skill che ti permette di poter fare la cosiddetta giocata per saltare l'avversario e sorprenderlo, e quindi Anthony con i suoi numeri lo metto in questa squadra. A chiudere il team, una vecchia conoscenza della Premier League, un giocatore che probabilmente non è mai riuscito a esprimere il suo vero potenziale in Inghilterra, che è Timo Werner, che anche qua riceve un significativo downgrade a livello statistico, però se andiamo a guardare la carta, 90 di velocità, 80 di tiro, insomma 82 di dribbling, stiamo parlando di un giocatore che si candida ad essere un crack inizialmente. Quindi questo per questa squadra, e anche qui io onestamente andrei a schierare un 4-3-2-1, ovviamente con Gravenberg perno centrale, Musiala e Goretzka che sono i due giocatori un po' più completi sugli esterni, e poi lì davanti Rashford ed Anthony a scambiarsi con Werner nel reparto offensivo e a fare macelli, perché con quei giocatori là inizialmente le difese tremeranno e sarà facile entrare in porta. Raga, anche per questo video è tutto, io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link di riferimento, soprattutto ci tengo a sapere nei commenti quali sono magari le squadre che vi siete già pianificati voi, che volete andare a fare, così magari mi date anche qualche spunto per video successivi.
Prossimamente ne ho già uno pronto e vi dico che la spina dorsale delle squadre sarà la Serie A, che ha avuto tanti boost e tanti giocatori interessanti da andare a utilizzare. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata, alla prossima al vostro Liberoschi. Ciao.